noi facciamo spettacoli e soldi in sacco non ne mettiamo, anche se qualche dunque vuole per forza dice allora non si mette soldi in sacco. Se pensate a questo, vabbè, non vi dica, se arrivi una tela vi da mangia, quindi se vi vengono le coliche poi è brutta, fanno anzerrito. E quindi vi voglio stasera presentare due persone che forse tanti, non forse, sicuramente tanti di voi conoscerete. Noi abbiamo deciso di dare una piccola mano a un progetto nuovo e adesso è meglio che salgono loro e vi spiegheranno loro tutto. E quindi ho invitato stasera Ignazio D'Andria per l'associazione IESC Pace per te. E Antonio Giannico per la fondazione Un Sorriso Francescano. Dove stanno? Facciamo un applauso grande, 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 grande. Buonasera e grazie per essere venuti. Io sono Ignazio D'Andria, sono un commerciante del Rione Tamburi, proprietario del minibar, minibar dove è partita l'iniziativa della maglietta IESC Pace per te. Quindi dedico anche la maglietta io a Taranto dopo le belle canzoni e le belle parole che avete detto su Taranto. Cosa faccio stasera? Stasera faccio sto qui perché il progetto che stiamo per presentare, dopo aver aperto il reparto oncologico, scusatemi se lo dico con orgoglio, siamo riusciti tutti insieme a farlo. Grazie. Quindi grazie anche a voi, applauso anche a voi. Dopo questo reparto oncologico, oggi intestato alla nostra cara amica Nadia, un applauso lì ci vuole. Il presidente dell'associazione Antonio Giannico Sorriso Francescano, che è infortunato, non è potuto salire sul palco. E un giorno sono venuti al bar. Sono venuti al bar a trovarmi e mi hanno parlato di un progetto. Sono andato con loro a Chiatona, quindi se tutti ricordate la stazione di Chiatona, adesso è, è nelle nostre mani. Per fare cosa? Per fare una casa vacanza per bambini oncologici. Che cosa significa? Che dopo le cure oncologiche il bambino, invece di andare a casa e facciamo malata, è giusto che viene in questa struttura, ci sono delle attività a cavallo, sulle moto, biciclette, ci sono delle attività commerciali che offriranno una pizza la sera alla famiglia, la mattina alla colazione in qualche bar. Quindi penso che questa cosa sarebbe per i bambini veramente una bella vacanza. Se tutti insieme ci aiutate possiamo fare qualcosa. Grazie, grazie a tutti. Grazie.